Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, avevo fatto questo video in cui spiegavo tutto il processo di avvio di un computer, dal momento in cui premiamo il tasto di accensione fino ad arrivare al sistema operativo. In quel video vi dicevo che il BIOS avvia il bootloader, che poi quest'ultimo è quello che poi successivamente avvia il sistema operativo. Semplice! O forse no. Come fa il bootloader ad avviare il sistema operativo? Quali sono i passaggi che vengono fatti? Nonostante un bootloader sia un programma assai complicato, anche se noi lo vediamo per qualche secondo o addirittura neanche lo vediamo, se lo mettiamo in silent mode o in qualunque modo quella funzionalità viene chiamata, fa una marea di cose. Tuttavia, la parte di codice per avviare il sistema operativo non è molto complicata da capire. Certo, fa tante cose a contorno che a me non tutti i passaggi sono chiari, ma la scintilla che poi avvia il sistema operativo è molto semplice. Ovviamente non possiamo sapere con certezza come avviene l'avvio di Windows nel dettaglio, cioè cosa fa il bootloader di Windows nello specifico. Magari, che ne so, qualcuno si sarà passato il tempo a vedere questi passaggi, una macchina virtuale, è andato magari a ispezionare istruzione per istruzione, ma chi se ne frega? Grub, il bootloader di Linux, per avviare Windows, per esempio, non fa altro che limitarsi nel passare il controllo al bootloader di Windows. Ed è poi quest'ultimo che se la sbriga. Questa operazione che fa Grub viene chiamata Chain Loader. Quindi, come possiamo invece sapere con certezza come viene avviato Linux? Beh, semplice. Grub è open source e basta spulciare nel suo codice sorgente. Come vi dicevo poco fa, un bootloader, in particolare Grub, che è quello che sto parlando in questo video, è un programma assai complicato, come vi dicevo. È complicato perché viene eseguito al di fuori di un sistema operativo, in particolare prima di un sistema operativo, e pertanto deve implementarsi tutto. Cosa voglio dire? Quando noi facciamo un programma in C e facciamo una semplice printf, questo richiamerà una chiamata di sistema che poi esegue quello che a noi serve, ovvero stampare a schermo una stringa. Grub non può affidarsi a ciò. Non c'è una printf che poi va a chiamare una chiamata di sistema operativo, perché il sistema operativo non c'è. Non c'è pertanto neanche una malloc, e non c'è fondamentalmente un cazzo. E quindi gran parte del codice di Grub viene fatto per implementarsi tutto quello che serve. E deve anche implementarsi cose complicate come il file system. Sì, si reimplementa anche quelli. Per esempio, si reimplementa X4, RazerFS, che a proposito di RazerFS, spero che non vi siete persi il video di venerdì, questo qua, sulla storia di Hans Razer, lo sviluppatore appunto di RazerFS. Non so se questi file system all'interno di Grub sono implementati fino al fondo, ma a Grub quello che serve alla fine è di saperli leggere per caricare il kernel del sistema operativo. Quindi, nel suo piccolo, un bootloader ha la maggior parte dei componenti di un sistema operativo minimale. E se non sapete quali sono i componenti di un sistema operativo, ve li ho raccontati in questa serie. Grub è scritto in C per la maggior parte, ma ci sono delle parti scritte in assembly. Quindi, alla fine, come fa Grub ad avviare Linux? Cioè, qual è il passaggio che consente a Grub a dire a Linux, vai, il computer è tutto tuo? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi andiamo a scavare nel codice sorgente di Grub per rispondere alla semplicissima domanda: come viene eseguito Linux? Non esiste una sola risposta, tra un po' scopriremo perché, ma prima di cominciare supportate il mio canale con iscrizione, campanella degli avvisi, mettete un like, insomma le solite cose. Inoltre,
colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato su Ko-fi. Siete molti di più del previsto e ancora con le vostre donazioni non ci ho fatto nulla. Voglio utilizzarle per migliorare il canale e sto adocchiando un bel microfono che vorrei comprare. Link in descrizione se volete supportarmi e quindi procediamo con il video. La risposta alla domanda sta nella funzione Grub Linux Boot. Semplice. Ovviamente prima che questa funzione viene chiamata c'è tutta una parte dei grub che si occupa nel caricare il kernel, la RAM disk se c'è e va a capire quali sono i parametri da passare al kernel di Linux. Ma questa parte è tutta preparazione. Ora, come avviene l'avvio? In un'automobile sappiamo che quando giriamo la chiave il motore di avviamento fa girare il motore dell'auto, quel poco che basta per far partire il motore. Quindi cosa fa il motorino di avviamento di Grub? Quindi cosa fa la funzione Grub Linux Boot? E la risposta dipende. Quale funzione Grub Linux Boot? Sì, perché non ce ne sta solamente una, ce ne stanno circa una decina e quello che cambia in ognuna di queste implementazioni è l'architettura. C'è una funzione per avviare Linux. Se siamo su un computer x86 con BIOS oppure su EFI ed è anche diversa se siamo su un processore ARM e così via. Quindi come avviene l'avvio dipende fondamentalmente dall'architettura sottostante. Andiamo a vedere la funzione per processori x86. La funzione costellata di ifdef, quindi alcune parti vengono compilate in base a delle condizioni che sono anche queste dipendenti dall'architettura. Alcuni di questi ifdef settano dei parametri da passare al kernel, altri servono per settare lo stato dei registri con determinati valori. Poi, quello che a noi interessa in questo caso sta in questa linea di codice, dove viene chiamata la funzione grub-locator32-boot. Questa funzione in C, ora capite tra un momento perché è specifico che è scritta in C, quello che fa è caricare in memoria un piccolo codice scritto in assembly, che ha dei placeholders che vengono sostituiti a runtime con le informazioni necessarie per eseguire Linux. Tipo l'indirizzo di memoria in cui è stato caricato il kernel di Linux. Il kernel di Linux è un file come un altro, quindi la prima istruzione non è il primo byte, cioè non si trova il primo byte del file, perché sappiamo che nel video in cui parlavo di file system ci abbiamo gli header, magic number, tutte queste cose qua. E quindi, diciamo, per eseguire Linux dobbiamo partire da un certo offset. Quindi viene calcolato un offset all'indirizzo della prima istruzione all'interno del kernel del codice di Linux per skippare, diciamo, tutti questi header. Questa riga qua che vedete a schermo aggiunge un'istruzione assembly per cancellare gli interrupt e poi questo puntatore a funzione esegue il codice assembly di cui vi parlavo poco fa, ovviamente sempre per quanto riguarda x86. Che quello che fa questa funzione in assembly è di settare i registri, tra cui l'instruction pointer, che non fa altro che fare una jump. Una jump dove? All'interno del kernel di Linux. Grub avrà precedentemente preparato lo stack con tutti i parametri del kernel di Linux, che quest'ultimo si va a recuperare e fa tutto quello che fa il kernel di Linux. Se tutto funziona bene, questa return qua non verrà mai fatta. La funzione grub relocator 32 boot non ritorna mai, a meno che non ci sia stato qualche problema durante l'esecuzione del kernel di Linux. Qua lo sviluppatore ha scritto questo simpatico commento: no reached, cioè che non viene mai raggiunto. Quello che mi ha fatto più tenerezza è un commento lasciato in una funzione omonima, ovvero Grub Linux Boot, per l'architettura Intel Itanium EA64. Perché questa riga qua, che serve per avviare il kernel di Linux, che usa queste due istruzioni assembly, il commento che hanno lasciato è see you next boot. Cioè, ci vediamo al prossimo avvio. Non sono certo al 1000x1000 quello che fanno queste due istruzioni. Grub non ha commenti, la documentazione di Itanium è quella che è, però quello che ho capito è che questa MOV mette un indirizzo di memoria, ma non mette l'indirizzo di memoria dove si trova il kernel di Linux, sarebbe stato troppo facile. Ma da quello che ho capito, quello che fa è che mette l'indirizzo dove si trova l'indirizzo del kernel di Linux.
ho capito questa cosa perché questa istruzione BRSPTK, FIU, quello che sta per essere, fa un salto indiretto. In generale un salto diretto è quando un registro contiene l'indirizzo di dove saltare effettivamente. In questo caso un salto indiretto è che un registro contiene l'indirizzo alla fine di una variabile puntatore, che punta all'indirizzo dell'istruzione che noi dobbiamo saltare. Andiamo a guardare velocemente il caso di EFI, che è interessante assai. Vengono più o meno fatte le stesse polpette, settare i registri, eccetera, eccetera, eccetera. Però, essendo che EFI usa un formato standard per i kernel e bootloader dei sistemi operativi, che sono in formato PE, e se non sapete cos'è il formato PE, ve lo avevo già spiegato in questo video. Quello che fa è eseguire il kernel mediante un puntatore a una funzione. No assembly in questo caso, l'unica riga assembly che c'è qua è sempre questa qua, CLI, che permette semplicemente di pulire gli interrupt e poi basta. E quindi si passa il controllo dal sistema operativo mediante un banalissimo puntatore a funzione, ma non è una cosa meravigliosa? Grub opera in maniera molto simile anche con BSD, sì, perché Grub riesce anche a far avviare altri sistemi operativi, tra cui BSD, tranne Windows. Lì in quel caso c'è il chain loader. E come funziona questo chain loader? È un'ennesima sequenza di avvio. Se siamo su EFI c'è la funzione grab chain loader boot, che non fa altro che caricare il boot loader, per esempio in questo caso di Windows, che è sempre un eseguibile EFI, quindi in formato PE, e questa funzione grab start image, che a sua volta chiama questa roba qua EFI call 3. Questa EFI call 3 non è una funzione ma è una macro, e 3 sta per il fatto che accetta tre parametri. Il primo parametro è un puntatore a una funzione, gli altri tre parametri sono i tre parametri da passare al puntatore alla funzione. E anche in questo caso ce ne usciamo con un miserabile e semplicissimo puntatore a funzione. Benissimo pinguini, io vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me fino a questo punto. E se vi siete persi gli altri video che cito in questo video, come la storia di Hans Reiser o anche quello vecchio vecchio in cui parlo come si accende un computer, non vi preoccupate, ve li metto qui sotto nella handcard. Grazie ancora una volta per la vostra attenzione, ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!